14 presenti, 2 aperti nel consiglio. Primo punto. Allora, prima di passare all'ordine del giorno, volevo comunicare ai colleghi la comunicazione pervenuta per le verifiche dalla consigliera Pucci, che non può prendere parte ai lavori del consiglio odierno per interrogativi motivi di lavoro. Così anche il consigliere Porracci ha comunicato sempre per le verifiche che diciamo fare un piccolo ritardo dovuto precario, semplicemente. Allora passiamo all'ordine del giorno. Interpellanza consigliere Mancini, protocollo numero 21293 del 26 luglio 2023. Prego il consigliere Mancini per illustrare l'interpellanza. Buongiorno, buongiorno a tutti, sindaco, presidente, poi consigliere. Sì, prima di intervenire nel merito della mia interpellanza, volevo capire se nella convocazione del consiglio comunale c'è stata dimenticanza oppure non ci sono comunicazioni del sindaco. Se qualora diciamo, ci fossero dimenticanze, chiederei al sindaco se ci sono novità in merito all'ordinanza sua sindacale numero 82 del 31 luglio 2023 con oggetto ordinanza contingibile ed urgente per la costituzione del servizio raccolti rifiuti e tutti della salute che decidono fare. Mi riferisco alla nota della prefettura con la quale ha comunicato la pubblicazione di linea di manda sulla società Universal Service. Se ci sono novità in merito a un nuovo affidamento che partirà dal giorno 17 agosto letta l'ordinanza. Grazie. Poi se non ci sono comunicazioni diverse potete già iniziare la mia interpellanza. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, grazie consigliere. Le novità non ci sono, saranno ufficializzate con successiva ordinanza che certamente non potrà eccedere la data del 16 agosto. Nell'ordinanza mi pare ci sia un po' tutto quello che sta accadendo, cioè interlocuzioni in corso e disponibilità da parte della prefettura nell'affidamento, nella gestione della questione. È una questione assolutamente seria che ha riguardato il nostro comune, ahimè, come altri comuni per contingenze appunto accadute, di fronte alle quali subentra la gestione del palazzo di governo prefettizio, per cui è il prefetto che indica in qualche modo la strada, e sulle indicazioni della prefettura stiamo conducendo tutte le operazioni necessarie. Le interlocuzioni di cui parliamo nella ordinanza sono interlocuzioni che vedono questa amministrazione appunto interloquire o per le vie brevi o in via ufficiale a seconda delle varie circostanze con diverse aziende che dovranno in qualche modo accettare, nonostante l'ordinanza avrebbe potuto di per sé ordinare appunto il subentro di una azienda, tuttavia abbiamo ritenuto, avendo la possibilità concessaci dalla prefettura di poter gestire il fenomeno entro un lasso di tempo, non oltre i 15 giorni, 20 giorni, noi abbiamo indicato in ordinanza 15 giorni, per poter individuare l'azienda che voglia in qualche modo accettare di gestire il servizio, perché ci troviamo in una particolarissima situazione. Il contratto è scaduto al 31 luglio, l'interdittiva giunta il 21 luglio, conosciuta agli atti il 21 nonostante sia stata protocollata il 20, termine ultimo per la presentazione di relazioni scritte il 25, incontro in prefettura il 28, venerdì, chiaramente 48 ore, considerando che c'è il sabato e la domenica a seguire, sarebbe stato impossibile riuscire a completare le operazioni di individuazione, per cui in accordo con la prefettura abbiamo appunto emesso l'ordinanza utile a risolvere la questione. Le interlocuzioni sono state diverse,
alcune sono in fase di definizione, chiaramente le condizioni della, diciamo, del subentro a queste condizioni contrattuali, perché dobbiamo chiaramente fare in modo che il servizio sia identico per costi e per contenuti contrattuali a quello che diciamo è ancora oggi in essere. Quindi dovremmo riuscire a concludere a ore la questione, sono state ore febbrili, ma abbiamo avuto modo di interloquire per le vie brevi anche noi circa la questione, e mi auguro di poter già oggi, domani al massimo, dare delle informazioni ufficiali, perché come bene si può comprendere è un tema caldissimo che pretende tutto il rispetto istituzionale di tutti noi che stiamo lavorando. Mi è capitato di leggere dei post equivoci di un dirigente del PD che associava l'interdittiva antimafia alla inerzia o alla inettitudine di un'amministrazione, peraltro quando queste parole vengono scritte da un dirigente di partito che peraltro è avvocato, credo che oltre che ridere e sperare che diciamo, le contestazioni restino di questo livello, perché evidentemente sono così basse che al netto delle ripercussioni sociali che possono avere resta un modo per, diciamo, passare fuori qualche secondo a sorridere in un momento evidentemente complicato, perché un'interdittiva antimafia non è un post su Facebook, un'interdittiva antimafia non è una comunicazione sulla quale poter fare sciacallaggio politico. E ripeto, mi auguro di poter dare a questa Assise e alla comunità, per il tramite dell'Assise e direttamente, la notizia della soluzione della questione che, ripeto, dovrebbe arrivare ad ore, ad ore. Grazie. Grazie Sindaco. Prego. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Era proprio questo che volevo capire, se, visto che ha avuto l'introduzione del Presidente, se in questa mattinata, nel prossimo, c'era già una visione, una determinazione sul futuro. Dimenticando un passaggio, le comunicazioni, le interlocuzioni private, diciamo così, private, che private non sono perché stanno avvenendo presso il Palazzo Comunale in queste ore, ci dicono addirittura che entro la fine della mattinata dovremmo avere una risposta ufficiale, quindi mi auguro di poter dare la notizia in questa assise oggi stesso, perché attendo un messaggio di conferma rispetto ad una buona volontà da parte di una delle aziende ad accettare l'incarico. Sì, continuo dicendo sì, grazie di questa comunicazione, prendiamo atto della prova tecnica che scadeva il giorno 31/7, dato in cui sta fatta l'ordinanza citata in apertura del Consiglio Comunale. Sì, effettivamente non possiamo semplicemente, l'interdittiva in essere non è causata dalla prova o meno, diciamo, del contatto. Stavo dicendo, sicuramente, conoscendo le atti, ma a naso dico che l'interdittiva di mafia non è attribuita alla prova in essere, okay. Ci sarà solamente altro che documenti che noi stessi non conosciamo ancora, e speriamo che verranno. No, non so se possiamo conoscere, però adesso sicuramente, almeno io, ma anche probabilmente non conosca i contenuti di quella, diciamo, decisione redditizia. Quindi, bene, credo che abbia fatto il sindaco, seguendo l'indicazione della prefettura, dare un passo di tempo di una proroga alla prova tecnica, quindi un affidamento a 15 giorni, perché affrontare una tematica così importante, quella dei rifiuti, in sole 24-48 ore, è umanamente impossibile, quindi ci sta questa ordinanza, corretta secondo me nell'altra scelta, però speriamo che non ci sia un'ulteriore prova, credo, per quella della situazione che il sindaco citava. Credo che questo giorno 16 sarà termine ultimo. Forse anche. Quindi ritengo che questo argomento verrà discusso in questo Consiglio Comunale appena sarà più, diciamo, definito nella sua interezza, nella sua completezza degli atti, quindi rimando, diciamo,
i prossimi interventi del prossimo Consiglio Comunale, quando il sindaco vi darà opportuno informare il Consiglio Comunale che rappresenta la comunità e allo stesso tempo la cittadinanza sulle decisioni adottate. Quindi in attesa che parta, non so se è già partito la gara d'appalto sui rifiuti, perché qualche giorno fa viene approvato il progetto esecutivo, diciamo, in giunta, quindi credo che gli uffici tramite la CUP, che prossimamente andremo ad approvare, cioè la componente Monte Unico con Monte Loro, possa subito avere, diciamo, una dell'altro tempo, 3-4 mesi, presumo, 4-5 mesi, siano i tempi tecnici per la gara d'appalto, con la normalità il Comune possa avere un po' di serenità e un servizio sicuramente più. Quindi grazie per l'intervento e non so se... Sì, poi procedere con l'interpellanza. No, questo forse volevo intervenire. Se quando dice il consigliere viene a Vigarò, poi procedo con l'interpellanza. Grazie. Grazie Presidente. A me dispiace quando si risponde ad un argomento e si cerca poi di mettere così in risalto le opinioni dei cittadini o le opinioni di chi magari può avere una tessera di partito o essere un dirigente. Certamente la questione è molto seria, caro sindaco, hai detto tu, è molto seria, è un problema molto grave. C'è un dato che suscita in ognuno, in ogni cittadino, credo che questo anche tra i nuovi consiglieri comunali avrà suscitato qualche perplessità. Una ditta che ha ridotto i suoi operai ad essere per sempre. Non so se qualcuno se ne è accorto di come corrono gli operai di forse qui bersaglieri che gli operatori ecologici. Non so se ve ne siete accorti. Lo fanno tutti. Cioè, per cui probabilmente hanno, non è una loro scelta, ma è una scelta probabilmente, probabilità credo che non sia peccato e non sia condannabile pensare qualcosa. Un servizio che abbiamo sempre detto è disorganizzato sotto certi aspetti. La pulizia del paese. Quando passa la spazzolata ci passa sempre dal centro strada, no? Perché da una parte e dall'altra ci sono le auto in distanza. Per cui questi problemi, da un anno scaduto il contratto, si rinnova, siamo alla scadenza anche del 31 luglio, l'amministrazione non ha mai avvertito, non lo so, un sentore di qualcosa che non funziona, probabilmente, non lo so, no? Sono problemi seri, probabilmente studio fa gli amministratori certe cose, dico, lasciamo che i cittadini pensino quello che ritengono, non sta a noi criticare quello che dicono i cittadini, noi dobbiamo cercare di essere trasparenti, di fare le nostre azioni nella maniera migliore, più trasparente possibile, più efficace possibile. Questo è il nostro compito, il compito degli amministratori, non quello di badare a quello che dicono le persone per dire io sono bello e gli altri sono brutti. No, non è così. Grazie consigliere Rotolo, sindaco della Vendica, prego. Grazie Presidente, grazie consigliere Rotolo. Ti parlo da brutto, perché diciamo brutto sono, ma vorrei condividere due semplicissime osservazioni e poi superare ogni cosa. Vorrei sommessamente far notare per il tuo tramite alla comunità che un'interdittiva antimafia non arriva se la spazzolatrice passa dal centro della strada o dalla marciapiede.
E questo è un primo tema. Un secondo tema, lo chiedo a te, in quanto collega di questa assise, l'avvocato Filippo Marra è dirigente del PD? Benissimo. Quindi quando parla, parla da rappresentante di un partito politico o da comune cittadino? Credo che nei partiti ci sono anche dei... Non è nel merito delle dinamiche di un partito che peraltro mi è lontano. Io voglio comprendere soltanto una cosa: siamo coscienti del fatto che se parla un comune cittadino, parla un cittadino a cui va tutta la nostra attenzione, indipendentemente da come la si pensi, indipendentemente da quello che dice e che scrive. Comprenderai che se parla un dirigente di partito, la quadratura della questione è diversa, il livello della discussione dovrebbe essere diverso. Ora, se un dirigente del partito PD, tale avvocato Marra, dice dimettiti sindaco Lasinia, urge commissariamento del comune, e fin qui è un'opinione, può essere un'opinione. No, ma io non ho detto che è un'opinione del PD, e ci mancherebbe altro, perché grazie a Dio c'è un PD sano, e ci mancherebbe altro. Ma nel momento in cui si scrive la società privata che ha gestito a Paragiano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati dal febbraio 2021 fino ad oggi, con tanto di contratto di appalto stipulato dall'amministrazione Lasinia, è stata raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura. Complimenti per la scelta fatta e per i servizi offerti ai nostri scrupolosi amministratori. Evito di leggere il resto perché è lerciume, ma il tema è: sa un dirigente di partito che un'amministrazione sul tema rifiuti non fa un contratto di affidamento, ma c'è una gara peraltro validata da ARERA? Sa il dirigente di partito che un'interdittiva antimafia è un atto che supera qualunque volontà anche del miglior sindaco, del miglior consiglio comunale e del miglior cittadino? Sa l'avvocato Marra che se scrive un tema del genere dando in pasto alla comunità che probabilmente non è, considerando la celerità del fenomeno, non era pronta e non è ancora pronta a comprendere dei passaggi così dettagliati? Sa l'avvocato Marra che associare il... non sa che c'è una gara pubblica, peraltro gestita da ARERA e non dal comune, perché la validazione e diciamo, le dinamiche di gara non sono del comune ma sono di ARERA. Complimenti per le scelte fatte, come se fosse una scelta quella di individuare un'azienda invece che un'altra. Non può esserlo, ovviamente, ma se lo scrivi o non lo sai, quindi sei un ciuccio, o lo sai e stai mentendo e quindi sei altrettanto pericoloso per l'opinione pubblica. Complimenti per le scelte fatte e i servizi offerti dai nostri scrupolosi amministratori. Cioè, come ci dice Chris Scopo, mi sbasta a servire la comunità come raccolta rifiuti o guidiamo diciamo come bersaglieri mezzi. Ora, al netto della mia speranza personale che si continui così, perché grazie a Dio i cittadini palagiani, come tutti i comuni limitrofi, non sono stupidi, non hanno l'anello al naso, e soprattutto se dovessero scegliere una guida, ma lo hanno dimostrato con le elezioni, non lo dico io, non sceglierebbero certo tale avvocato. Il punto è: a che livello vogliamo portare la discussione su tematiche di questo genere, premesso che temi del genere che partono da documenti riservati, che sono temi spinosissimi, anche nella comunicazione sono temi spinosissimi, perché non sappiamo neanche noi qual è il limite entro cui ci dobbiamo fermare per dare la comunicazione alla comunità su un tema di questo genere. Non so se io riesco a spiegarmi, poi ci possiamo dire tutto quello che vogliamo, e ce ne siamo dette tante, figuriamoci se ci spaventa. Se solo parlassimo della causa che sta conducendo contro il comune, parlo sempre del dirigente PD Marra, a difesa del villaggio Pino di Lenne abusivo, potremmo stare a parlare ore e ore solo a leggere gli atti di opposizione alle azioni esecutive. Ci sarebbe da ridere e da piangere, secondo
e i capoversi. Il punto è: vogliamo aprire una discussione seria offrendo alla comunità un'opportunità di conoscenza, di comprensione, di approfondimento, o vogliamo fare uno show così pessimo e così indecente? Ora, questo è il tema, Pierino. Tu conosci la stima che ti rivolgo qui e fuori da questi tavoli, ma è possibile che un dirigente di partito, anche altri politici hanno di Palagiano, hanno proposto, mi rivolgo per esempio al tema del consigliere Mancini, hanno proposto all'attenzione della comunità il tema. E non è che io e Mancini o noi con Mancini abbiamo la stessa linea di pensiero, evidentemente anche per i ruoli che oggi ci occupano. Ma mi è sembrata una, nonostante ci siamo anche sentiti riservatamente sul tema per dircelo in maniera così confidenziale quanto sia difficile questo momento per Palagiano, ma noi possiamo veramente pensare di rimettere la conduzione di una discussione così importante ad un personaggio di questa leva? Possiamo veramente pensare che un partito con la storia che rappresentate riassuma il tema in questa maniera becera, pensando di così presentare alla comunità la discussione? Ma stiamo su un altro pianeta, e quando noi ignoriamo certe questioni lo facciamo per compassione, perché ci rendiamo conto, ahimè, che la politica non è per tutti, magari non lo è neanche per noi, ma certamente non è per questo genere di personaggi. Sono qui, poi noi possiamo discutere del mezzo che corre. Ho finito, ti rivolgo, ti lascio in capo. Ho chiuso, grazie. Grazie sindaco, andiamo avanti con il colloquio di ragione, l'interpellanza del consigliere Mancini, primo consigliere. Grazie Presidente, chiedo scusa se ho introdotto il consiglio con questo ritengo che il punto fosse saltato per non aver subito il flusso della compilazione. Credo che la comunità, ma anche noi stessi, avessero il diritto di conoscere come stanno le cose con trasparenza, come si è stesso da raccontare. Vado nel primo punto all'ordine del giorno, la mia interpellanza, protocollo 21293 26/7/2023. Allora, atteso gli immobili scolastici che entrano nel patrimonio del Comune di Palagiano, che l'ente deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della sicurezza dei luoghi di lavoro, atteso che per inizio dell'anno scolastico 2023-2024 mancavano 1050 giorni. Letta la relazione sul sopralluogo, il sopralluogo su situazione di criticità rilevata al fine di favorire liberamente le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro redatta dall'SSPP Ingegneria Filodoppia, che la doppia trasmessa al direttore dell'istituto scolastico Gianni Lodari. Tutto ciò la presenza interpella il sindaco o il suo assessore legale, che riconosce l'intendimento dell'amministrazione comunale per rimuovere le criticità indicate nella relazione tecnica, in modo da favorirne la sicurezza dei loro lavori e benessere degli alunni e del corpo docente e del dirigente. Mi permetto di sintetizzare anche la relazione, una relazione ben dettagliata dell'architetto. Oltre ad una carenza abbastanza consistente di documentazione attinente alla sicurezza nel luogo di lavoro, della scuola, del Rodari, entro diciamo, nel dettaglio leggendo le criticità rilevate sulla scuola dell'infanzia che rimane Gianni Rodari. Abbiamo, secondo la relazione, poi sostenuta anche dal direttore scolastico, di infiltrazione di acqua più romana, in corrispondenza dei bambini di Mossico e che sono reati a causa di eventi fenomeni di porzione d'acqua. Quindi abbiamo tutti quei bambini che sono soffitto danneggiati e mancanti. Abbiamo un piano terra, nell'aula 13 e in cucina sono visibili i segni di stacco di pannelli nelle fasce di fissaggio con rischio di caduta di porzioni di soffitto. Tutte le fotografie non posso spostarle perché
apprezzabile che possa consegnare l'atto di gravità. Poi la presenza di eventuali evidenti lesioni del magno del perno terra e padiglione sud, perché sovrasta l'auditorio con la parte moderna. A proposito, si chiede di monitorare le condizioni dell'agosto del solario al perno terra. Poi ci sono diverse sulle foto, vengono evidenziate diverse lesioni sui muri. Uscite d'emergenza malfunzionanti e non mantenute da tempo, presenza di dispositivi che espongono al rischio di infortunio, porti che rimane stato integrato, si evidenzia in generale la necessità di effettuare un intervento di manutenzione periodica delle cancellate, delle inferriali di recinzione, delle porte e delle finestre. È realizzato a verificare la solidità dei sistemi di ancoraggio, la stabilità delle ampie, al fine di garantire in ogni momento la loro facile, agevole e sicura organizzazione. Mette in evidenza l'uscita di emergenza, un vetro rotto da tempo. Assenze. Penso che fai la relazione. Sì. Mi riferisco a pagina 9 in questo momento. Leggo pagina 10. Assenza di danzariere nella sala mensa o cucina, assenza di necessari presidi antincendio in corrispondenza dei depositi di archivi e smaltimento di materiale superfluo. Locale archivio non adeguato a prima richiesta. Necessità di provvedere alla tinteggiatura dei locali, carenze di adeguati sistemi di protezione in corrispondenza delle ventiere al piano primo e in corrispondenza dei percorsi esterni di esodo. I parapetti presenti corrispettano infatti i requisiti di intraversabilità, l'altezza prevista nel vigente normativo. Manutenzione del piano elettrico, protezione delle parti terminali che evita le prese di interruttori. Si vede proprio nelle immagini che le plafoniere sono incomplete. Assenza di pavimenti di pavimentazione adeguata, con caratteristiche antistruggio nel locale cucina, sistema di supporto del lavandino del bagno per disabili a piano terra in evidente stato integrato. Pagina 12. Assenza di estintori di classe F della cucina della mensa. Servizi igienici con porte rotte e malfunzionanti, sistema di protezione delle tubazioni e degli investimenti distaccati. I servizi igienici adiacenti al laboratorio di informatica a piano terra hanno un lavandino inutilizzabile e poco malfunzionante. Poi c'è un lavandino di fatto chiuso, penso che sia questo, c'è proprio un computer imbustato per renderlo inagibile, però è inutilizzabile. L'investimento delle scale esterne di emergenza e per costi di evacuazione esterni staccato da vari punti, presenza di una voragine nel cortile e provvisionamento identificato da transenne. Dove danno anche una l'erba che presumo che almeno 50 centri, presumo che quella, questo punto di transennato sia di ferro da almeno mezzo anno per raggiungere mezzo metro di larghezza dell'erba. Sistema di chiusura ossidati in presenza luoghi percorso attraverso meglio le classi, ferri armature ossidati copriferro distaccati in corrispondenza dei muri di recinzione. Superfici da gestire percorsi interni ed esterni da alcuni tratti irregolari, assenza di tappeto di urto in corrispondenza dei giochi esterni, assenza di schermo protettivo in corrispondenza da tratti una pompa di vigile del fuoco, termosifoni spigoli di pareti e pilastri privi di sistemi di protezione a turti accidentali, manutenzione dei cancelli, dei ferriati, delle finestre e delle porte, anche a verificare la solidità dei sistemi di ancoraggio e la fine delle ampie, a fine di garantire un momento loro facile. E anche misure sicura movimentazione, malfunzionamento dell'ascensore, verifica della stabilità come necessario il contatto degli altri presenti. Poi andiamo a scuola secondaria, primo grado, macchine di urto e l'intorno del deteriorato e su alcuni locali, necessità di provvedere alla tinteggiatura del locale complesso, si evidenzia la necessità di effettuare un intervento di verifica della stabilità del solare in copertura adiacente alle referenze antincendio. Uscite emergenza danneggiate con il funzionamento, porte di accesso locali di entrambi i padiglioni, finestre del padiglione annesso alla palestra in forza di legame. Alcune bloccate non abitive. A tal proposito segnalo la necessità di effettuare un intervento di
manutenzione generale dei cancelli dell'incaricata delle porte delle finestre, atta a verificare la solidità dei sistemi di ancoraggio della stretta delle ancore, al fine di garantire in ogni momento loro facile e agevole sicura movimentazione. Porzioni di pavimenti delle aule in alcune zone sollevate, assenza di necessari presidi antincendi e corrispondenze dei depositi degli archivi, estintore, strutture e corpo caratteristiche e così via, assenza di estintore dell'aula multimediale, protezione di impianto elettrico, protezione dei cavi scoperti, verifica delle prese e degli interruttori. Palestra, articolare la finestra del locale di accesso ai servizi igienici, che viene stato integrato. Porte danneggiate, assenti dei servizi igienici usati da lui durante il task sportivo. Interruttore e idratanti danneggiati. Verifica della stabilità, se necessario, portatura delle aree presenti, pulizia degli spazi esterni, locali tecnici, ex casa e custodite, evidente stabilizzato, percorsi esterni, da funzioni diversi. In conclusione si lamentano infine gli obblighi prescritti dalla legge regionale 3 novembre 2016, numero 30, norme in materia di riduzione delle esposizioni della radioattività naturale, derivante dal gas radio con l'ambiente confinato, così come modificato dalla legge del presidio. Si consiglia pertanto di coinvolgere l'ente proprietario dell'immobile e degli adempimenti importanti. Deve sottolineare l'urgenza e l'importanza del suo intervento che cade l'occasione di porre distinta luce. 6 luglio 2023. Ingegnere, chi è la coppia? Ingegnere. Poi questa relazione è stata trasmessa dal dirigente dell'istituto il 14 luglio, dove evidenzia, dove trasmette in sintesi questa relazione e richiede questi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già sollecitati nel corso del grande progetto. Quindi chiedo al sindaco o al suo delegato quali sono gli interventi di questa amministrazione per risolvere entro l'apertura dello scolastico queste criticità evidenziate dal tecnico. Grazie. Grazie consigliere Mancini, prego, sindaco. Grazie Presidente, abbiamo letto la relazione che avevamo già agli atti e come è prassi giunge ogni anno la relazione dell'RSPP, dell'RSSP. RSPP, chiedo scusa, già in data 16 giugno 23, quindi addirittura ancora prima di ricevere la relazione che giunge per prassi ogni anno e che fotografa in maniera anche così dettagliata lo stato delle scuole, il consigliere delegato Gianluca Piglierri depositava con nota 17257 nota di richiesta di sopralluogo per la verifica di quanto era necessario ed è necessario fare, chiaramente il 16 giugno 23 con protocollo numero 17257 c'è una richiesta a mia firma, in realtà congiunta, non c'è la firma di Gianluca Piglieri, ma è su richiesta del consigliere delegato, abbiamo chiesto all'ufficio tecnico l'inizio di un percorso di verifica di sopralluoghi da svolgere all'interno delle scuole. Ci siamo dovuti coordinare con una serie di interlocutori a seguito di una serie di situazioni oggi in corso, basti guardare la Don Bosco, basti guardare la Walt Disney, basti guardare la palestra del 23esimo per capire che abbiamo già affidato oltre 1 milione di euro di lavori, perché non so se arrivi, adesso il dato economico non ce l'ho, ma siamo intorno agli 800.000 euro, credo, forse anche più, di lavori affidati per la messa in sicurezza, e parliamo del contesto adeguamento sismico, delle strutture che ho appena citato. Gran parte di quelle indicazioni contenute nella relazione dell'ingegner Doria sono all'interno di queste
di questi cantieri, in quanto cantieri sappiamo bene che entrare e uscire non è mai cosa molto comoda, tuttavia esiste chiaramente il nostro diritto dovere di entrare anche sui cantieri per verificare l'esecuzione. I lavori sono in corso, esistono una serie di altri interventi urgenti elencati in quella relazione, ce ne sono molti altri che possono attendere, semplicemente perché eseguire quei lavori così come elencati dettagliatamente significherebbe destinare una grande percentuale del bilancio alle opere strutturali. Noi guardiamo sempre agli interventi più urgenti e necessari. Faccio per dire, le zanzariere della mensa è un tema che potrebbe ricadere nella gestione del servizio mensa, per cui possiamo approfondire il tema, certo, ma mi sembra molto più urgente. Faccio per dire, adesso ho riascoltato la tua lettura, gli estintori, l'aggiornamento degli estintori della classe, perché gli estintori sono comunque carichi e funzionanti ovviamente, ma oggi si pretende una classe diversa da quelli collocati nelle varie scuole. Tuttavia esiste una interlocuzione con i dirigenti scolastici, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e richiamandoci alla legge 23 del 96, che prevede, se non erro, all'articolo 4 bis, la possibilità di destinare risorse dirette del bilancio comunale come diciamo una sorta di fondo cassa, ecco, direttamente destinati alle scuole, utili a far fronte nell'immediatezza a interventi di piccola, media manutenzione, soprattutto ordinaria, si sta andando in questa direzione per il bilancio 24. Chiaramente la gestione del bilancio comunale non è perfettamente coincidente con l'inizio dell'anno, diciamo, con la gestione dell'anno scolastico, cioè il bilancio gira per anno solare, l'anno scolastico gira con date differenti, per cui stiamo andando in quella direzione. Ora, per essere come sempre chiari e pragmatici, è chiaro che non si può far fronte interamente a tutte le richieste che sono state avanzate, alcune delle quali necessarie di immediato intervento, altre delle quali già inglobate negli appalti affidati, altre delle quali ritenute non prioritarie, diciamo così, ma sempre in interlocuzione diretta con le scuole. Stiamo lavorando nella, diciamo così, sostanziare questa soluzione di trasferire risorse direttamente a scuola. Questo è il quadro. Noi ci siamo dati una scadenza, inizio settembre. Quel sopralluogo richiesto da Pichierri e da me sottoscritto e proposto in ufficio tecnico sarà sostanziato all'inizio, se fine agosto, inizio settembre, per fare un quadro generale dei lavori eseguiti e gli interventi di immediata esecuzione che possono essere fatti. Normalmente ci diamo i 20 giorni che intercorrono tra fine agosto e inizio dell'anno scolastico per, diciamo così, è successo ogni anno, intervenire su alcuni passaggi di quella relazione. Gran parte di quella relazione è uguale, per certi versi, a quella degli anni precedenti, e sono interventi importanti. Occorrono, non abbiamo mai fatto un preventivo preciso, diciamo, ma occorrerebbero milioni di euro per far fronte a tutto ciò che espressamente viene richiesto, e oggettivamente questo comune e questo bilancio non può prevedere questa portata di spesa. L'unica cosa che abbiamo potuto prevedere e pianificato è una calendarizzazione di interventi. Faccio per dire, vengono citate ancora le finestre del Giovanni XXIII, parliamo del Rotari, parliamo delle aule che sono annesse alla palestra. In realtà quello è un intervento che abbiamo fatto per due volte, risolvendo il problema, si è ripresentato su una delle quattro finestre, abbiamo deciso di sostituirle completamente anche alla luce delle lungaggini che si sono verificate sull'affidamento dell'appartamento di costruzione della scuola.
le cui lungaggini sono legate alla, diciamo, al ricalcolo dei quadri economici, perché ahimè nel 2023 abbiamo ricevuto la terza circolare di adeguamento prezzi e quindi quel progetto è tornato con un costo completamente differente, tanto che Regione Puglia li ha di nuovo incamerati per ridistribuire fondi tra PNRR e FSC per diciamo, trovare le risorse necessarie per finanziare. Nel frattempo noi abbiamo caricato sulla piattaforma ministeriale l'esecutivo della scuola Giovanni XXIII, perché il primo step riguarderà il plesso del XXIII, secondo step riguarderà il plesso del Rodari, e siamo in attesa di copertura, giusto per dire, un progetto che costava da quadro economico e girava intorno a 2.900.000, oggi gira sui 5.300.000. Quindi comprenderemo come i costi sono schizzati, ora c'è anche un po' di fermento a livello governativo sulla destinazione dei fondi PNRR e dobbiamo capire, e comunque noi non siamo rientrati nel finanziamento, nel primo step di finanziamento che Regione Puglia ha fatto utilizzando il PNRR. Ci garantiscono, ci dicono che rientriamo in questo secondo step FSC non appena il governo trasferisce le risorse del fondo di coesione per poter finanziare le scuole. Dovremmo rientrare con il primo stralcio del progetto più definitivo, che gira oggi intorno ai 7 milioni. Questo è il quadro complessivo allo Stato, ci possiamo aggiornare fra qualche settimana perché dobbiamo depositare atto di indirizzo rispetto alla idea di trasferire le risorse ex legge 23-96. Grazie. Grazie Sindaco. Il consigliere Roma, l'interrogazione può rispondere solamente il proponente dell'interpellanza con un intervento di 5 minuti per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta del Sindaco. A te la norma di regolamento. Prego. Grazie Presidente, grazie Sindaco per la risposta, che naturalmente non mi soddisfa in gran parte, ma semplicemente non per essere polemico per altro. Prendo atto della disposizione che è fatta sull'abbattimento della pena delle prese e quant'altro, ma perché non sono soddisfatto? Perché gran parte di questi interventi che vengono segnalati dal responsabile per la sicurezza della scuola, l'SPP, l'ingegnere Doppia, sono, a mio parere, sono interventi diventati straordinari nel tempo, perché la manutenzione ordinaria richiesta quando c'è stato bisogno di intervenire, il comune e l'ufficio tecnico non hanno preso parte a quegli interventi. E non dico io, lo dice il dirigente scolastico quando dice che questi interventi sono stati già più volte richiesti da lui stesso e da chi ha preceduto. Ma tanto, perché non sto parlando di abbattimento, qua parliamo di un lavandino d'ore, stiamo parlando dei pannelli che sono distaccati nel controfitto. Probabilmente sono ricadute, no, giusto per notare poi il disallineamento tra quello che è e quello che si sì, furono sostituiti, probabilmente le nuove piogge hanno avuto questo problema, non lo so, vabbè, però, come verificherete? Io credo che ci sono alcuni che mancano o ci sono alcuni rimasti? Alcuni rimasti. Noi li abbiamo sostituiti tutti. E ricordo l'intervento. Ma parliamo di quando ci ruba la bomba d'acqua, che ci sono anche l'interesse sul solare, questa cosa è perfetta. Ma io credo che siccome queste foto, non credo che un dirigente scolastico o un ingegnere si assuma la responsabilità di sottoscrivere un documento allegando delle immagini, ok? Cioè, io non lo farei, poi non so se lo farei per altri. Cioè, io raccontate sono dei luoghi, non mi penderete se io pur di me in difficoltà per dire in un ufficio o un sindaco. Quindi io credo che io credo a quello che leggo. Prima dei Covid, la super giusta. Pasqua scorsa, no? Pasqua scorsa abbiamo fatto.
Io ricordo prima del Covid, una cosa del genere. Quando i bambini non c'erano. Prima delle elezioni, parliamo. Ripeto, io leggo e credo a quello che vedo, perché non credo che ingegneri, ingegneri scolastici si inventino qualcosa. Quindi il vero problema, sindaco, silenzio, ma sto parlando di interventi ordinari fatti, diciamo, non dico in cadenza, ma se fatti in modo cadenzato. Questo degrado non lo vivremo. Parliamo di veri robi. Parliamo di lesioni, che secondo me questa è una lesione di una serie di intonacate, di parte, tinteggiature delle auto, tinteggiature diciamo, della palestra, termosifoni che non funzionano, strisce quelle antiscivolo in cucina, cioè parliamo di opere veramente, le porte antincendio che non si aprono. Che più? Il rimarco del pavimento sollevato, quindi creare un problema di sicurezza per qualche diciamo, ragazzo, bambino, genitore, ma chiunque percorra quelle strade, là, o meglio, quelle luoghi. Isti sono diversi, cioè per dire addirittura una presa, una sciocchezza. La sciocchezza che sembra una sciocchezza potrebbe essere un pericolo. Una semplice presa che lì diciamo, c'è l'interruttore all'interno diciamo, che ha sfondato il supporto. Si vede che non è mai stato nessuno intervenuto. Ma la scuola è abitata o disabitata? È un... Ci sono i bambini? No. Oggi? Oggi no. No. Oggi no. Sì. Comunque sì. Non è un plesso, non parliamo del 23esimo chiuso con un po' di... No, no, no. La scuola c'è che... dirigente, gli insegnanti, sì, personale. Sì. E io ricordo, l'assessore di Carano, quando siamo andati insieme, non so se ricordo, ho chiesto il suo valore insieme all'assessore competente, abbiamo fatto un valore delle scuole, lo ricordo che mi sera, proprio per dare un punto di partenza, cercare di affrontare e risolvere qualche piccola problematica. E all'epoca c'era, non credo che sia cambiata, all'interno della vecchia palestra, quando il corso lente, c'era un bagno comune per tutti quanti. E all'epoca a proposito del fisioterapico, lo stesso una soluzione che neanche preso, credo che sia stata in considerazione. Adesso la propongo, un attimo. Il bagno della palestra 23esimo? Sì. È stato fatto. Poi però abbiamo chiuso perché i bambini si sono spostati. Vabbè, ne parliamo. No, no, parlo della vecchia palestra alle spalle, perché l'ho messo, dove ci sta un bagno per tutti, persona docente, bambini, ragazzi, uomini e donne, ok? Vabbè. Io adesso su questa situazione poi potete andare l'argomento e proporre all'Assise, quindi al sindaco, si faccia portavoce di questa problematica nell'affrontarlo. Quindi sì, perché non sono soddisfatto. E spero in tempi entro questi settembre che gran parte, io non chiedo di buttare giù un solaio e farlo entro settembre, però. L'efficienza della lampada, la sostituzione della lampada, la paponiera, il lavandino, cioè un intervento di piccola entità, non c'è bisogno di aspettare le numerose e precedenti anche richieste di segnalazione fatte dai vari dirigenti, significa che il comune li assente. E lo dice il direttore quando dice in conclusione, si specifica che la data di chiusura delle attività didattiche ad oggi ha fatto salto su un luogo eccezionale dovuto all'improvvisa edificazione d'acqua piovana dal resto della scuola primaria, non è stato richiesto né effettuato alcun valore da parte del personale tecnico, esponente, politico dell'ente locale, atto a preventivare alcuni degli interventi richiesti. Adesso andiamo alla domanda. Vediamo la soluzione. Vediamo. Sì, non facciamo concludere il consiglio Mancini. Ma no, c'è qualcosa di quindi, sindaco, lasciamo perdere la documentazione, la certificazione di agibilità e quant'altro, non entra nel merito, perché spero con questi lavori diciamo tra i soldi il più possibile. Ma nella praticità della funzione della scuola ti chiede uno sforzo per azzerare tutto quello che c'è e come tu stesso hai detto, per valutare anche l'opportunità di trasferire fondi ai direttori scolastici
con, diciamo, le dovute, diciamo, procedure, che il piccolo intervento si diciamo, utilizza, perché credo che questa sia proprio l'idea, assegnare le fondi, il capo dirigente, ha necessità del falegname, chiedo scusa, c'è una lista di altri, diciamo, artigiani locali sicuramente, chiama Tizio, chiama Caio, rendi conto con tempi diversi rispetto a oggi, molto più certo. Quindi è giusta questa visione, questa direzione. Quindi, però in attesa di quella soluzione, facciamo uno sforzo al momento, rendiamo fruibili sia per il benessere degli alunni, del corpo docente, che per la sicurezza di tutti quanti. Adesso mi soffermo un piccolo nanosecondo sulla questione del, non so quanto sono 4-5 classi, perché frequentano, sarà quello di presso gruppo, quello di corso N, alle spalle la vecchia palestra per intenderci. Allora, io credo che una scuola così non la vedono neanche nel terzo mondo. No, no, ti inviterei a casa, cioè già la porta all'epoca. Ti invito, non è bello che ancora oggi, non so se è per tutti i mesi, pure andare in bagno per stare la persona fuori per attendere. Quindi abbiamo cambiato la serratura, hanno reso almeno due bagni per uomini e per donne. Dico, anche le stesse aule, secondo me, non sono adeguate. Io ho proposto all'epoca, come ho detto, una soluzione. Senza che spendiamo soldi ad adeguare quella struttura, per poi diciamo intervenire a me 30 volte sulla struttura, proposi all'epoca, quindi 7-8 mesi fa circa, di utilizzare per le quali 4-5 classi, perché quelli che vengono, se ne sbaglio per esempio, serve da trovare, giusto? Quindi io proposi di far utilizzare il vecchio mercato, diciamo, o a fianco al campo di bacino, il vecchio messo quello che io sulla scuola media, poi dato alla cooperativa che seguiva gli esami, là abbiamo fatto un intervento con l'ascensore, se non ricordo male, giusto? L'abbiamo adeguato con la struttura. Quella struttura, secondo me, non è l'anno, secondo me è una buona tinteggiata, là ci sono, se ricordo male, 12 aule, più 16 10, se non ricordo male, lo che tanto è cambiato qualcosa in questi anni. Quali classi sono? 6 secondo me utilizzabili, una buona dettagliatura credo che potrebbero essere utilizzate. Perché non valutiamo così, anche perché diciamo gli insegnanti che vanno a lavorare hanno stanno a 500 metri, 200 metri stanno, molto più vicino, molto più collegato diciamo i locali con questa struttura, ok? Poi se sbaglio pensiamo posso. Facciamo così, arriva a conclusione. Quindi io proposi all'epoca di valutare l'opportunità di trasferire diciamo, gli alunni e quindi il corpo docente da un corso lente alla via Bacelè, nella struttura, la vecchia struttura di nostra proprietà. Da quella, diciamo, quella proposta non ho mai avuto risposta. Quindi chiedo se potrebbe essere valutata da questa amministrazione l'indicazione di usufruire di quella struttura. Grazie. Grazie consigliere Mancini. E non so come giù quella struttura, abbiamo anche la proprietà dei garage. Quindi la struttura, se non basta quelle diciamo quelle. Come la scuola? Nasco come mercatino, non è una chiaramente come no, grazie consigliere Mancini, prego sindaco per allora sì, grazie presidente, brevissimamente perché il consiglio comunale è lunghissimo, due brevi considerazioni, anzi tre. La prima, quando una comunicazione porta la indicazione che non c'è stato sopralluogo da parte politica, indica una, diciamo così, la necessità di precisare il passaggio.
nessun politico fa sopralluoghi, al massimo il politico e quindi il diciamo, componente della giunta o del consigliere comunale, tutto al più, dice all'ufficio competente di fare quello che si deve fare, perché poi non dobbiamo dimenticare che o comprendiamo che c'è una divisione di funzioni da parte politica, chiedo Francesco, facciamo le L'esponente politico pur volendo lo può fare, perché immagino che un dirigente lo accoglierebbe, un consigliere maggioranza, minoranza, un sindaco ovviamente, un assessore, ma la prassi è diversa, cioè la prassi è dire all'ufficio che poi deve fare impegno di spesa, deve fare sopralluogo, previsione, impegno di spesa, eccetera, 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 c'è questo problema, lo dobbiamo affrontare e risolvere, perché poi ci si scontra spesso con le linee tecniche, tecnico-amministrative degli uffici, che possono dirti sì, possono dirti no, e non lo dicono spesso solo in modo informale, ma lo dicono anche con l'emissione, diciamo così, la posizione o meno dei pareri tecnici o contabili sugli atti. Ma questa è un'altra storia, una precisazione. Io come sempre rilancio e dico, ora che andremo a fare il sopralluogo, accompagnaci, vieni con noi, andiamo insieme con quella relazione, così verifichiamo punto per punto quello che c'è, quello che si riterrà essere prioritario rispetto all'altro, fatti o avviati, perché probabilmente, soprattutto nel caso Don Bosco, forse non riusciamo a completare tutto quello che c'è da fare con l'inizio dell'anno scolastico, comunque sarà garantito ovviamente. Ultimo punto delle tre considerazioni, questione soluzioni alternative. Ricordo, vado a memoria ma potrei sbagliare, lo sottolineo, potrei sbagliare, che nelle diverse interlocuzioni avute al tavolo comunale con i dirigenti, non solo la soluzione del mercatino è stata proposta, ma è stata proposta anche la soluzione dell'Oronzo Massa. Sono state proposte delle altre soluzioni, vado a memoria e potrei commettere un errore di memoria, ricordo che ci fu un'eccezione mossa rispetto alla necessità di garantire un certo tempo di trasferimento degli insegnanti da una classe ad un'altra per una questione di sicurezza, di obblighi di legge che ricadono chiaramente sul mondo scuola. Siccome quelle quattro aule sono del rodare presso l'UFO Corso N, gli insegnanti si dividerebbero tra il plesso UFO e le aule messe a Bachelet. Ricordo, ripeto, potrei sbagliare, ma possiamo chiarire il punto, potremmo chiarire il punto in maniera... Ricordo che quando fu proposta la soluzione di trasferire quelle quattro classi, quelle quattro aule, o addirittura ipotizzare un doppio turno fu proprio cancellato di netto, perché è una cosa che incide, ma mi rendo conto, in maniera importante sull'organizzazione scolastica, sugli insegnanti, eccetera, eccetera. Quando si propose il trasferimento venne fuori questa eccezione. C'erano delle aule, perché questo è un tema che noi affrontiamo, ancora prima della inagibilità dichiarata sul 23° corso N, addirittura si stava valutando, c'era un'altra dirigente, di utilizzare delle aule del 23° accogliendo i ragazzi della Rodari. Purtroppo anche questa soluzione non è stata accolta, ripeto, vado a memoria, sto ricordando le interlocuzioni avute a quel tavolo, perché poi c'è da dire che questa distinzione di circoli, qualche piccolo problema anche, diciamo così, relazionale, ma sono questioni atavi che la genera, perché mi rendo conto che una scuola tiene al nome, ai percorsi, quindi immagino che questa commissione avrebbe potuto generare qualche piccolo problema di organizzazione e di relazione. Ora, questo è quello che io ricordo, però accogliamo come sempre le proposte,
ti chiedo, come capita spessissimo fra di noi, di seguire insieme le questioni, andiamo a fare i sopralluoghi nel momento in cui sarà fatto, anche se i sopralluoghi spesso servono a poco, perché sappiamo bene quello che c'è da fare, sappiamo bene quanto c'è da spendere, sappiamo bene che non possiamo spendere tutto quello che ci viene chiesto per ogni ragione e dobbiamo trovare una quadra che possa essere utile a risolvere i problemi immediati. Grazie Presidente, grazie Mancini. Grazie Sindaco, possiamo quindi procedere con il secondo punto all'ordine del giorno. La mozione presentata dal consigliere Rotolo, protocollo numero 20721 del 2023. Prego il consigliere Rotolo di illustrare la mozione. Sì, grazie al Presidente del Consiglio, all'amministrazione per averla inserita all'ordine del giorno. Dicevo, ringrazio il Presidente del Consiglio, l'amministrazione comunale per aver inserito all'ordine del giorno la mozione sull'emergenza abitativa in Italia e nel nostro territorio. Prima di entrare nel merito della mozione, ritengo così informare il Consiglio su quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale dell'Istat, che dice che in Italia c'è la povertà. L'Istat afferma che la trappola della povertà è più intensa che nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, con un quarto della popolazione, il 24,4%, a rischio di povertà o esclusione sociale. Quasi un terzo degli adulti tra 25 e 49 anni a rischio di povertà proviene infatti da genitori che quando erano ragazzi di 14 anni versavano in una cattiva condizione finanziaria. Nel rapporto dell'Istat si legge che le disuguaglianze strutturali continuano a rappresentare un elemento determinante e discriminante nelle opportunità che definiscono il destino sociale delle persone. La forza del legame tra condizioni di vita dei giovani e degli adulti e quelli della famiglia di origine è un problema non solo individuale ma soprattutto collettivo, visto che in Italia 1,4 milioni di minori crescono in contesti di povertà assoluta. Per l'Istat è necessario garantire a tutti i bambini fin dalla nascita livelli di benessere che consentano un adeguato livello di sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e relazionale, incidendo sui contesti di vita dei bambini e sulle loro opportunità educative, formative, culturali e di socializzazione. È sottolineato come determinante che queste opportunità siano caratterizzate da equità di accesso, riducendo per quanto possibile l'influenza dei contesti di appartenenza per poter sottrarre i minori dal circolo vizioso della povertà. Da queste condizioni nasce un immobilismo sociale che raffredda le aspettative e le ambizioni della società, specie quando mancano le politiche sociali in grado di incentivare e di motivare gli orientamenti generali. Il bisogno della casa, concepito secondo le attuali esigenze, è determinante per creare la speranza di condizioni di miglioramento della vita sociale. Lo afferma l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Da ciò lo Stato italiano ha provveduto con interventi legislativi e mirati a favorire gli alloggi popolari negli anni 60 e negli anni 90, e precisamente con l'ultima legge del 24 dicembre 93 numero 560. Sono passati più di 30 anni
dall'ultima legge sull'edilizia popolare e nulla si vede all'orizzonte per un'ulteriore legge sulla casa. Ora è tempo di occorrere nuove forme di intervento in grado di riattivare la mobilità sociale. Ne va della sorte delle famiglie più povere, della crescita delle giovani generazioni e dei più ampi destini del nazionale. Il quadro delle condizioni abitative in Italia e a Palagiano è diventato più critico a cagione degli effetti della perdurante crisi economica ed occupazionale, mancanza di strumenti urbanistici moderni ed oggi anche per la crisi energetica e per la guerra che coinvolge tutta l'Europa e il mondo. In questo scenario, nel 2023 e per il triennio 2023-2025, il governo con la sua legge di bilancio ha scelto la cancellazione del fondo di sostegno all'affitto e per lavoro scaricotrevole. In Italia ci sono oltre 900.000 famiglie in affitto in condizioni di povertà assoluta e su circa 150.000 famiglie pendono sfratti esecutivi, di cui il 90% per morosità incolpevole. Anche la nostra città è segnata dalla povertà di cittadini e famiglie. Nel 2022 l'amministrazione comunale ha accolto numero 52 richieste di contributi legate agli affitti, la cui copertura economica era in gran parte legata ai fondi statali regionali, circa 37.412 euro, a valere sul finanziamento statale e 4.397 a valere sul finanziamento comunale. Il comune di Palagiano si apprezza per essere una città a buona vocazione occupazionale stagionale, ove da una parte i proprietari di immobili mostrano senso di inclusività e solidarietà e stipulano contratti di affitto breve e dall'altro piccoli proprietari detentori dei propri appartamenti non sono nelle condizioni per farsi carico di situazioni di morosità degli inquilini privi o a bassa economia. Allora, per non parlare delle case date in affitto ai giovani extracomunitari impegnati nei campi, a costoro case di vecchia concezione e senza manutenzione o a locali per ricovero attrezzi o macchine. Ricordiamo che la stessa legge di bilancio 2023 prevede tra l'altro una forte riduzione della platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza, che proprio in queste settimane ha cancellato molte migliaia di famiglie beneficiarie provocando tensioni. Dato atto che dinanzi a tale scenario nazionale e locale la scelta del governo di stralciare dalla legge di bilancio 2023 il finanziamento del fondo di sostegno all'affitto e per morosità incolpevole incide pesantemente sulla già grave crisi situazione di sofferenza abitativa vissuta da cittadini e famiglie, in particolare quelle monoreddito o mononucleari, già provate dalla perdita del lavoro a cui si aggiungerebbe la mancanza della casa, in una spirale che può trascinare migliaia di persone sotto la soglia della povertà. Dato atto inoltre che senza il contributo statale specifico per sostenere la morosità incolpevole si determineranno seri e gravi problemi di morosità, sfratti e contenziosi con effetti gravi su regioni e comuni, in modo particolare i quali gestiscono le risorse stabilite dallo Stato per l'assegnazione degli aiuti e che in assenza delle stesse non saranno in grado di rispondere adeguatamente agli aventi diritto,
se non utilizzando maggiori risorse proprie. Atteso che la scelta governativa di non rifinanziare il contributo all'affitto ha l'effetto di acuire le disuguaglianze esistenti nella società, anche in considerazione del fatto che allo Stato non esiste alcuna prospettiva di soluzione concreta e strutturale della sofferenza abitativa per quelle fasce che per reddito o condizioni sociali hanno maggiori difficoltà ad accedere al mercato della casa. Concluso che in assenza di contributi sociali per l'affitto e di un fondo per la morosità incolpevole, nonché in assenza di misure strutturali contro l'emergenza abitativa, la città di Palagiano vivrà un ulteriore drammatico aumento degli sfratti e delle persone senza casa. Ritenuto, stando questa situazione in piedi, necessario fronteggiare concretamente le problematiche connesse alle esigenze degli inquilinati in progressiva perdita di autonomia, problematiche che rischiano di costituire anche un problema di ordine pubblico. Dato atto che è intenzione dell'amministrazione mettere al centro della propria azione amministrativa le politiche dell'abitare, mettere in pratica azioni concrete ed innovative per rispondere al bisogno abitativo esistente, tanto con un approccio che, partendo dalle persone con le loro esigenze e la loro complessità, coinvolga tutti i settori del comune, investendo risorse sicure nei servizi di accompagnamento all'abitare e nel fondo sostegno affitto, convocando un tavolo di crisi sulla condizione abitativa unitamente alle parti sociali e agli altri soggetti istituzionali, al fine di verificare le misure idonee a consentire una riduzione della pressione degli affitti e lo scivolamento verso la soglia di povertà di cittadini e famiglie. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire urgentemente anche attraverso l'ANCI presso il Governo affinché la legge di bilancio venga modificata nel senso di reintegrare, aumentandola adeguatamente, la dotazione finanziaria degli aiuti sociali per l'affitto casa e per la morosità incolpevole, prevedendo altresì uno stanziamento pluriennale destinato ai comuni e agli enti gestori di edilizia pubblica per l'acquisto di nuove unità immobiliari e il recupero di case popolari oggi inutilizzate. Ad intervenire urgentemente presso il Governo affinché la legge di bilancio venga variata e modificata nel senso di riservare la possibilità dei proprietari di avvalersi della cedolare secca solo a fronte di canoni concordati e sostenuti e di aggravare eventualmente le aliquote del IVA per i proprietari che lasciano i propri immobili vuoti senza giusta causa, invece di destinarli ad alleviare l'emergenza abitativa. Chiedo a tutti i parlamentari del territorio di farsi portatore in sede parlamentare di queste richieste. Impegno il Presidente del Consiglio ad inviare questo documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i gruppi parlamentari. Voglio ricordare a questo Consiglio Comunale che già nel mese di aprile presentai la stessa proposta, la stessa mozione, ma allora si riteneva la mozione in ritardo rispetto ai tempi di approvazione del bilancio, che poi di fatto ha prodotto questa situazione di crisi. Ora penso che sia il tempo per questo Consiglio approvare questa mozione e adempiere a tutte le richieste presentate. Grazie consigliere Rotolo. Chiedo ai colleghi se ci sono interventi.
Prego, consigliere Mancini. Presidente, che dire? Allora, le difficoltà economiche, diciamo, narrate in questa mozione, diciamo, non sono, come dire, da legato, perché in Italia c'è una, ma in tutti i modi, introduce una difficoltà economica da parte di migliaia e migliaia di famiglie. Ma se non è non so se il sindaco ha altre attività, dicevo, prima di impegnare la presidente, dicevo, adesso non conosco il dettaglio delle migliaia di pagine del debito finanziario, ho provato anche a informarmi su internet e su vari consulenti per quanto riguarda il punto di giorno. E tutti mi riconducono a leggere che nella legge finanziaria del governo non è stata voluta l'agevolazione del bonus affitto 2023, anzi dalle parenti in base alle sei, in base al nucleo familiare, diverse situazioni di disagio che quella famiglia vive. Quindi cosa devo dire per quanto riguarda quello che conosco io come consiglio comunale, cosa devo dire pure al governo? Il governo qua non abbiamo voluto nulla, cosa si chiede di integrare e verificare. Premesso che l'aspetto povertà è evidente, non c'è nulla da recepire su quel metodo. Però quindi credo che questa sia una situazione non fronteggiabile. Perché? Chiedo sempre al sindaco di correggere sbaglio. Oggi, da anni ormai, il fondo di solidarietà degli affitti viene gestito direttamente dalla regione con fondi che trasferisce ai comuni, giusto? E talmente che ci sono poi gli ambiti di territorio che gestiscono i vari comuni e danno delle indicazioni. Talmente che nel periodo del Covid, ultimo recente, cioè il fondo di solidarietà prevedeva sia i buoni alimentari, aiuti alimentari, e sia l'affitto per morosità. Ma era un momento storico del mondo, dell'Italia, che il governo pro tempore aveva delegato i comuni. Tant'è che alcune somme, il comune di Palangiano, le dedicò alle morosità e alcune agli aiuti alimentari. Ma Dio sappia, il comune di Palangiano, per quanto riguarda gli aiuti di contributo affitto 2022-2021 per morosità, andiamo intorno, se volete, del singolo stato, come dati, abbiamo al massimo 15 richieste, una 15-20 richieste per il gesto, ricordo, un 30-10 al 42. Come richiesta di morosità, però, morosità. Sono quasi 17, cioè ricordavo lo legge. Per i contributi degli affitti, e questo è un altro capitolo, cioè uno vuole chiedere al comune, ai servizi sociali, un contributo perché ci hanno andato avanti e chiede giustificando l'affitto. Però, se non ricordo male, sindaco, presidente, correggimi, segretario, questo tipo di contributo lo si ha quando l'utente, il cittadino, non percepì, non va in detrazione su 7.30 la somma aspetta il contratto di locazione registrata. Quindi o prende la detrazione 7.30 o viene, come è successo in passato, adesso il comune integra una parte della legge regionale il contributo alla famiglia. Quindi sono ormai un settore ben consolidato, sempre migliorabile, attenzione, sempre migliorato. L'aspetto economico, addirittura in passato si arrivava al punto che la singola famiglia chiedeva un contributo al comune di Palangiano, il comune di Palangiano erogava contributi basati anche su banali, tra virgolette, di documentazione. Ma questo fa parte del passato ormai, già per fortuna troppo lontano. Eppure, perdonatemi, cioè, Bessale, veramente a Palangiano, perché credo che Palangiano, ma non Palangiano che conosco la realtà locale, no? Una famiglia che ha
diciamo, la propria casa, fatta con sacrifici, 40 anni, diciamo, con il lavoro dei nostri genitori, quindi anche di te, o dei nostri, cioè vessarlo perché io decido, io, i cittadini, che non voglio affittare, siccome non voglio affittare, tu mi devi tassare il mio patrimonio. Cioè, per fortuna, la Russia è ormai lontana dall'Europa, su questo modo di pensare. E per fortuna i comunisti sono lontani dalla democrazia. Cioè, in questo modo si pensa, siccome tu sei proprietario, ti devo tassare. Nel momento in cui hai un'esigenza che ti sembra... Ma tu mi devi dire, favorire, no, ma tu mi devi dire, che sono... Abitare nei garage senza servizi igienici e senz'altro, avete visto di cosa... Consigliere Cotro, facciamo concludere l'intervento del consigliere Mancini. Io sono d'accordo, e sposi adesso un'iniziativa tua, mia, di tutto questo consiglio comunale, del sindaco, che dice, c'è un'emergenza abitativa, abbiamo i suoi dietro la scuola locali, che possiamo sviluppare, dico una stronzata, scusa il termine, 50 appartamenti, il comune trova una formula e fa le case popolari e accettiamo questa emergenza abitativa. Là sono d'accordo, mi troverete d'accordo, ma noi abbiamo un cittadino, fa sacrifici, per 30-40 anni pagando molto, arriva, diciamo, che deve lasciare tra un anno la casa del mio figlio, io lo devo tassare perché devo mettere in affitto la casa che ha per sua sfortuna di soldi. Cioè, è un concetto che sinceramente in democrazia, in una democrazia liberale, non credo che possa oggi essere sposato. Buongiorno. È l'emergenza di cui vorrei. Ma l'emergenza. Diciamo la sala non può essere portata a casa, ecco perché il sindaco ha, diciamo, l'urgenza di fare l'ordinanza per la sicurezza in un altro luogo, ma lei ha un altro capito, ma c'è un fallimento gestionale che va fatto altro, buttiamo un altro argomento. Quindi, sinceramente, il contenuto della lavoro è ci siamo, cioè, hai ragione, non possiamo considerare torto su questo, però io devo notare un'indicazione al governo è la sinceramente non la tengo. Cioè, ripeto, la tua volontà di essere vicino alle fasce deboli mi trova a fianco a te. Noi troviamo un'altra soluzione. Vediamo, possiamo costruire per tutti le scuole che abbiamo noi, o dare alle ACP per costruire ex ACP per costruire la residenza popolare, ma non pensare chi ha per tanti anni fatto sacrifici per realizzarsi un patrimonio che di fatto dopo 30 anni neanche utilizza più lui, lo cede con i figli, altrimenti se io cedo il mio bene a un altro, il mio figlio sarà in corso di emergenza, cioè trasferiamo l'emergenza abitativa da Tizio a Caio, ma il problema lo abbiamo risolto, quindi occorre valutare se il comune possiamo fare altra cosa, ci impegniamo affinché il comune, quindi il sindaco, l'amministrazione della giunta si rivolga all'ex ACP per aumentare l'offerta delle case popolari, che oggi è un'esigenza. Quindi questa è, secondo me, la, diciamo, adesso il sindaco vuole, la maggioranza va nella direzione di fare una permuta con dei suoli, no? Una scelta politica, per me sbagliata, del suo accanto, diciamo, proprietà privata, accanto al comune, con dei suoli comunali, ok? Allora valutiamo se l'amministrazione comunale voglia avviare un percorso, non so come farlo, diciamo, però parliamo con gli uffici, capiremo qual è la strada giusta. Dare questi suoli eventualmente a un privato, in compensazione costruiscono delle case popolari, delle ACP, troviamo una formula corretta e legale affinché affrontiamo l'emergenza abitativa che guardi da adesso ai prossimi 10-20 anni, non all'affitto, diciamo, quotidiano. Quella è la funzione a 360 gradi. Quindi io ritengo che pur condivisibile l'emergenza abitativa, la crisi economica che oggi le famiglie vive, credo che per come è costato, io ho dette difficoltà a dare questa indicazione al governo, uno perché mi ripeto la legge finanziaria 2023 non ha abolito il contributo finanziario, il sindaco si è sollevato dei soldi di anni, ecco,
non credo che sia giusto versare sulle tasse per chiaro. Grazie consigliere Mancini, ha chiesto di intervenire il consigliere Mancini, prego. Anch'io consigliere di consiglio sono chiaramente d'accordo su questo invito che si può fare agli organi istituzionali, quando del governo, quando della regione, affinché questo tema, che è un tema non certamente contingente nel momento, ma un tema che in Italia evidentemente vive, gli italiani in genere vivono da tanti anni, certo il periodo Covid ha semplicemente ingigantito, oggi stiamo notando come gli effetti della crisi economica, soprattutto in alcuni settori, sta incidendo moltissimo su quello che è l'aspetto della povertà, quindi l'incremento delle famiglie che stanno superando questa cosiddetta situazione. Ma la mozione evidentemente, oltre ad essere un auspicio che fa nei confronti del governo della regione, oltre a ricordare per quanto riguarda gli impegni che noi come amministrazione comunale sappiamo, almeno quegli impegni diretti, sono impegni indiretti. Però c'è un aspetto di impegno che è quello diretto. Nel momento in cui approviamo questa mozione, soprattutto là dove dice, chiedo scusa, voglio dare la parte finale, di aggravare le aliquote del TIMU per i proprietari che lasciano i propri immobili vuoti senza giusta causa, invece di destinare a migliorare l'emergenza abitativa, questo passaggio ovviamente non mi viene assolutamente accolto. Non perché il problema non esiste, esiste effettivamente, qui ci sono molti immobili da mangiare, ma questi non sono immobili, la maggior parte di questi almeno, che sono a disposizione, sono proprio immobili abbandonati. Ci sono vie all'interno del paese dove ci sono case che abbandonate, forse perché è ereditato, forse perché c'è una sorta di contenzioso dai redditi, però ti posso fare tranquillamente i nomi di questa strada, di la strada che non so se la conosce di quanto, ci sono molte casse vuote, abbandonate è un termine un po', diciamo così, forse improprio, perché in realtà non sono abbandonati, ci sono dei proprietari, ci sono dei titolari, ma questi titolari non hanno nessun interesse a ristrutturare il proposto, perché molto probabilmente è anche economico anche questo tempo qua. Quindi piuttosto che caricare l'ulteriore aggravio di tasse questi immobili, io andrei addirittura incentivare, cioè togliere gli questi immobili. Come? Ad esempio, dicendo, se li ristrutturi e per obbligo li destini abitazione per famiglie, che può essere più uno stesso alla società giudicata attraverso i servizi sociali, io gli posso abbattere la liquidità IMU totalmente, parzialmente, questo si può valutare e decidere, quindi piuttosto che caricare ulteriori aggravi su questi popoli, perché significherebbe non solo che questi abbandonerebbero, loro definitivamente andrebbero in distruzione. Quindi io piuttosto invertirei questo oggetto di appello che si fa nella mozione. Quindi ovviamente così come proposta quella parte lì non mi viene condivisa, non condivido assolutamente. Un po' per le ragioni che lo stesso consigliere Mancini ha preceduto in merito alla opportunità. Spesso questi mobili sono fatti da per mettere a disposizione della famiglia, perché magari temporaneamente o momentaneamente questi mobili non possono essere utilizzati. Quindi e per questo, già per questo sono caricati di una liquida IMU che è la qua pagano oltre l'1% stavo confondendo le 250. Quindi ed è la liquida massima IMU che si paga per il nuovo a disposizione, se non le case,
per cui sono sostanzialmente già per sé caricato di queste due ore per far dentro. Per tutto il resto, ripeto, bisogna valutare se questa mozione effettivamente ha un riscontro presso gli organi nazionali e regionali, perché oltre ad essere una buona, diciamo così, una, un processo di infezioni, credo oltre a questo non si possa andare. Però ripeto, per quanto riguarda gli impegni che l'amministrazione può fare, delle proposte reali, concrete, si possono fare proprio per il ricompro al problema della abitazione mancante nel nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Rizzi, ha chiesto di intervenire il consigliere, però prego. Vedo che negli interventi di Mancini e di Rizzi si sta cercando di enfatizzare la questione di un possibile aumento dell'IMU nel caso in cui si verificasse una condizione di avere tanta necessità e diversi appartamenti vuoti. È una condizione questa che nel nostro paese non si verificherà mai per tante ragioni, perché la maggior parte dei palagianesi sono proprietari di case, per cui veramente poche persone, le persone molto più povere, no? Che per nostra fortuna sono ridotti nel nostro paese, per fortuna c'è questa situazione, loro sono realmente pochi, per cui è una condizione proprio estrema e comunque spetterebbe ad un consiglio comunale in altro momento decidere cosa fare per lì, no? La proposta è messa per dire: signori, noi potremmo utilizzare tanti strumenti per risolvere il problema a casa, no? Casomai ci trovassimo in una condizione pari. Ah, questo paese diminuisce in abitanti, non ha il patrimonio, è quasi delle case, è quasi tutto dei nostri concittadini, veramente poche cose, poche case sono date in fitto e, come diceva lo stesso Mancini, il sindaco, si tratta di qualche decina di persone che hanno difficoltà di morosità. Noi dobbiamo cercare di fare il possibile perché queste condizioni non si verifichino né a Palagiano né altrove, perché un paese civile deve puntare ad avere la casa intesa come si intende oggi, non un luogo per ricoverare, per buttare un materasso e mettersi sopra, no? La casa di oggi è diversa da quella concepita 100 anni fa, 70 anni fa. Io sono nato in una camera dove c'era il letto, la cucina, il camino, il bagno senza servizi, ok? Siamo vissuti lo stesso, ma oggi non esiste più questa concezione di casa, no? Le nuove generazioni hanno conosciuto una nuova casa, per cui quei locali servono per deposito e il deposito devono restare. Cioè questo è il io credo che la mozione miri a suscitare in ognuno di noi una maggiore consapevolezza sulla questione che purtroppo per ragioni finanziarie la coperta è corta, si fanno delle scelte e stranamente queste scelte oggi si fanno a scapito dei poveri e si favoriscono per esempio un miliardo che poteva servire per le nostre famiglie italiane, è finito ai presidenti delle squadre di Serie A per dilanare i conti, ma i presidenti delle squadre di Serie A viaggiano in Porsche, consumano 100.000 euro al giorno per poter vivere, no? In queste condizioni. Lo stato di aiuto, stranamente si fanno altre operazioni
Questo diceva ieri il senatore Monti, il Corriere della Sera, probabilmente si stanno facendo tante scelte finanziarie in Italia che diseducano i cittadini, e questo è molto pericoloso per l'Italia. Al di là di queste considerazioni, al di là la nostra mozione chiede soltanto di prestare attenzione a chi è fortemente in difficoltà. Grazie consigliere Rotolo. Prego Mancini. Ripeto, vengo diciamo in tuo opposto, ma premesso che la mozione va in un'altra direzione, non per far capire che ci sono gente in difficoltà, ma diamo le indicazioni precise. Però io riflettendo quello che ho fatto, non è vero che quando c'è un'emergenza abitativa, e sfido chiunque a dire il contrario. Adesso non è questione né di razza né di colore. Voi avete mai sentito difficoltà nell'affittare gli appartamenti a gente di colore, extracomunitari, a purtroppo a gente più sfortunata di noi che vive sul territorio palagiano? Io credo che tutta questa gente ha un'abitazione, ha un tetto. Le condizioni non le conosco. Le condizioni non le conosco. Però cosa emerge? Cosa emerge? Che c'è una fetta di cittadini palagiano che preferisce dare in affitto la propria abitazione, o anche garage probabilmente, in modo disumano, a chi diciamo gestisce questo tipo di settore. Poi sapete, un settore che ha una, diciamo, un'entrata cieca, ha una, non so dire, una speculazione probabilmente, ma questo è un problema forse mentale, che probabilmente hanno vinto. Quindi il problema delle case in affitto c'è, ma è il palagianese che decide di darlo. Probabilmente quelle più, diciamo, meno confortevoli, qualcuno preferisce darle a chi gestisce questo tipo di settore. E quindi chiudo con questo argomento. Mi aggancio un attimo all'intervento che ha fatto il collega Lizzi. Sindaco, questa è una provocazione, diciamo, a un invito in questo momento. Perché come diciamo, consiglio comunale e come commissione, visto che si è state convocate, e c'era anche forse di dire la scorsa mandata di fare il piano del colore, perché è possibile, domanda che faccio, è possibile prevedere in altre città d'Italia che un cittadino che lascia, che decide di lasciare un po' di immobile, un po' di degrado, e quindi non dare neppure al centro urbano, si prenda annualmente una sanzione? È possibile? Andiamo in questa direzione, per il recupero, diciamo, degli immobili abbandonati. Perché senza che andiamo troppo lontano, se noi vediamo nel centro abitato, nella via principale, movimento dei caduti e così via, ci sono degli appartamenti ormai in stato integrato, che sono al limite anche forse delle condizioni sanitarie. Non so se il terzo fatto di proprietario. Quindi vediamo un attimo cosa si può fare in quella direzione per recuperare gli immobili in disuso abbandonati. Vediamo se il cittadino tizio preferisce pagare una sanzione annuale invece di ristrutturare l'immobile, e quindi può darsi andare in quella direzione e poi invece di tenerlo vuoto lo metterà. Grazie sindaco. Grazie consigliere Mancini. Pertanto, perché non voglio diciamo inefficiare il lavoro del collega Rolo, perché è giusto che lui dica la sua diciamo, la sua visione nel rispetto dei ruoli diciamo, che si insegna in questa sede. Io per una scelta personale non parteciperò a voto, quindi al momento del voto mi assenterò dalla votazione proprio per non rendere diciamo condizionabile il voto. Complimenti diciamo, per l'iniziativa che hai, diciamo, secondo me condivisibile, hai inteso presentare l'ordine del giorno. Comunque, per una questione non parte ciò. Grazie. Grazie consigliere Mancini, chiedo ai colleghi se ci sono ulteriori interventi.
non essendoci ulteriori interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Uscito un po' con giusto due osservazioni generali al collega Proto. È condivisibile che il problema abitativo sia un problema serio, però è anche opportuno mantenere serie le proposte, nel senso che se si ha una concezione del problema che non lo si faccia dipendere da una situazione di mercato e quindi che venga prima il mercato e poi la regolamentazione, come nel caso specifico, è una proposta non condivisibile, perché evidentemente se non si concentra sulla la problematica, sulle cause, perfettamente sulle cause, non si riesce a capire quali sono le problemi, quindi una questione di competenze. E qui c'è una sorta di contraddizione nel momento in cui noi siamo nel Consiglio Comunale di Palagiano, abbiamo rilevato che il Consiglio Comunale di Palagiano sostanzialmente non esiste, secondo me anche per una mancanza di offerta, e se proprio deve essere ricevibile una proposta è nei confronti di un'amministrazione comunale che intenda fare qualcosa del problema locale. In questo senso va anche quello che l'amministrazione comunale sta facendo con l'adozione del nuovo strumento urbanistico, perché se la competenza è comunale non esistono altre strade. Poi diciamo è condivisibile anche l'aspetto politico che ha sollevato Mancini, e non prendo proprio l'argomento sul citato Monti, perché diciamo Monti è proprio la persona indicata per poter essere preso riferimento, essendo rappresentante delle lobby più grandi del mondo, più una serie di conflitti di interessi mondiali che per alcuni è stato sollevato in Italia senza avere nome, per lui no, quindi diciamo non è un esempio virtuoso per risolvere il problema. Detto questo, a nome del gruppo parere contrario. Gruppo Palagiani Movimento esprime voto contrario. C'è della Patrizia per il gruppo consigliare lavoratore comune, esprime voto contrario alla mozione presentata. Giampaolo Palombo per il gruppo consigliare 5-7 esprime voto contrario alla mozione. Pasquale Rizzi, gruppo misto, astensione. Ovviamente il gruppo Insieme per Palagiano esprimo il voto favorevole. Grazie colleghi, quindi procediamo con porre in votazione la mozione presentata dal consigliere Rotolo assunta per il numero 2072/23. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Rizzi, il Consiglio Comunale respinge la mozione. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, mozione sempre presentata dal consigliere Rotolo, protocollo numero 21020 del 24/7/2023. Invito il consigliere Rotolo a esporre la mozione. Sì. Presento questo ordine del giorno. Presento quest'ordine del giorno per richiamare questo consiglio a esprimersi sulla istanza di autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29 per il decreto legislativo 152/2006 relativa alla riattivazione di un'installazione di smaltimento rifiuto non pericoloso ubicata in località Lombard nel Comune di Trani, presentata da Plutum SRL alla provincia di Trani, che connota protocollo 22
22.843 del 2023, del 15-16-23, il dirigente del settore pianificazione e ambiente della provincia di Taranto, indirizzata tra gli altri al sindaco del comune di Taranto e al comune di Taranto settore urbanistica, settore ambiente per conoscenza, ai sindaci dei comuni di Bracagnano, di Zano e Monte Parano, comunicava che è pubblicata sul sito web della provincia di Taranto la documentazione afferente l'istanza presentata da LUTUM SNRL ed assunta al protocollo numero 35867 del 27 ottobre 2022 di autorizzazione integrata ambientale relativa alla riattivazione di una installazione di smaltimento rifiuti non pericolosi ubicata in località Palombara nel comune di Taranto, nonché l'avvio del relativo procedimento. Che dalla documentazione visionata si evince che l'UTUM SRL ritiene tuttora valida la valutazione di impatto ambientale ottenuta con determina dirigenziale numero 16 del 18-1-2005, il che non è accettabile essendo evidente che lo stato del luogo dal 2005 ad oggi, dopo ben 18 anni, è sicuramente mutato profondamente e in peggio purtroppo. Un esempio è la messa in sicurezza del sito eseguita dalla stessa LUTUM e non ancora completata. Difatti la relazione tecnica datata 10-2022 della stessa LUTUM riporta: ad oggi è stata completata la maggior parte degli interventi di mise MIPRE previsti, rimozione del percolato stagnante dal 2014, copertura con telo in HDPE della vasca A, realizzazione della rete di captazione del biomass, eccetera. I principali interventi ancora in corso sono revamping del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche e dell'impianto combustore del biomass, livellamento dei rifiuti in vasca A, spostamento e assumamento dei rifiuti di vasca B. Quindi si chiede l'aiuto senza avere neanche completato i lavori né di messa in sicurezza né quelli relativi alle misure di prevenzione. Non essendo terminati, è presumibile che non esista documentazione che attesti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Anzi, sempre la detta relazione risulta che l'intervento sicuramente più importante e risolutivo è lo spostamento dei rifiuti e l'impermeabilizzazione del fondo in conformità al decreto legislativo numero 36/2023, aggiornato al decreto legislativo numero 121 del 2020. Che consentirà la totale rimozione della possibile fonte del potenziale pericolo, come si conviene a delle misure di prevenzione. Che la determina dirigenziale numero 16 del 18-1-2005 riporta: l'impianto nel suo complesso potrà accettare 350-400 tonnellate al giorno di rifiuti. Invece la già richiamata relazione tecnica datata ottobre 2022 indica che la capacità produttiva con il codice IPPC 54 è 1300 tonnellate al giorno, cioè praticamente si triplica la portata, mentre con il codice IPPC 53 e di 216
tonnellate al giorno e quindi con un passaggio giornaliero di rifiuti di circa 3,5 volte della compatibilità ambientale concessa nel 2005. Allora il volume di rifiuti conferiti in discarica necessitava di circa 40 camion al giorno, praticamente un camion ogni 36 minuti, 24 ore su 24. Poca roba rispetto al flusso di rifiuti che sembrerebbe previsto per l'attuale richiesta di aria, che è più del triplo rispetto al 2005. Questo significa 140 camion al giorno, praticamente un camion ogni 10 minuti, 24 ore su 24, con le stesse strade di allora, sia come numero che come ampiezza, anche perché oltre alle attuali due vasche A e B si prevede la costruzione di altre quattro vasche, il che significa che si allargherà enormemente il suolo occupato nel suo complesso. Ci sarà un impatto ambientale devastante su tutta la zona della provincia di Cagliari e un aumento esponenziale dell'usura delle strade provinciali e statali, del traffico e dell'inquinamento causato dalle casse di scarico di questo esercito di camion che ogni giorno arriverà e andrà via via sempre dallo stesso fazzoletto di camion, con tutte le conseguenze a danno della salute dei cittadini. Consigliere Rotondo, volendo possiamo anche dare anche per vecchia la mozione che è disponibile. Fino a quando la discarica è stata in esercizio,
e ha fornito che adesso, con l'aumento di rifiuti previsti, si prospetta che arriveranno una montagna di rifiuti e precisamente ben 1.137.500 tonnellate per una capienza complessiva pari a 2.288.000 tonnellate, considerate le 1.150 tonnellate di rifiuti già stoccate negli anni dal 2008 al 2013. Che la deliberazione della Giunta Comunale di Fragagnano numero 87 del 27 giugno 2023 rivela che i gestori precedenti all'Utum hanno operato in difformità del 2015, in quanto è stata rilasciata per un progetto unitario, mentre in realtà ha operato soltanto come discarica. Pertanto, l'impatto reale sull'ambiente è diverso da questo previsto dalla via del 2015, essendo venuti a mancare gli effetti positivi dell'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'impianto di nertizzazione. Ne consegue che, essendo di forza l'impianto in servizio rispetto al progetto unitario per il quale è stata rilasciata la via del 2015, già allora avrebbe dovuto essere revocata l'area in autotutela, o almeno l'impresa avrebbe dovuto chiedere una nuova via allo scadere di quella del 2050. Ai sensi del decreto legislativo numero 36/2003, in allegato, la discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui soffre o le misure protettive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. In questo caso la riapertura dell'impianto costituisce un grave rischio ambientale e per la salute umana. In considerazione delle innumerevoli segnalazioni inviate dai cittadini all'ARPA, al link dedicato, ma anche agli esposti inviati dall'associazione di volontariato Attiva Lizzano Onlus alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ed in ragione dei quali sono stati avviati due procedimenti penali, uno dei quali è ancora in corso. La stessa norma sopra richiamata prevede che ciascun sito di ubicazione deve essere esaminato le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale, a cominciare dalla distanza dai centri abitati. Già la via del 2005 riportava che alcune abitazioni del comune di Lizzano erano a 2.150 metri dal sedime dell'impianto, mentre altre del comune di Monteparano erano addirittura a 2.000 metri dall'impianto. Ma oggi, con l'espansione urbana che si registra ovunque, quelle distanze si sono ulteriormente ridotte, diventando un ulteriore motivo per non riaprire la discarica, salvo ulteriormente non ci si voglia assumere la responsabilità di eventuali danni cagionati alla salute dei cittadini, in primis quelli della zona. Non solo, il sedime della discarica è collocato in una zona di produzione di prodotti agricoli ed alimentare e vi è la presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici. Tutti elementi ineludibili, espressamente previsti dal decreto legislativo numero 36 del 2003, che se valutati correttamente fanno ritenere che non sia possibile rilasciare l'area, altrimenti, oltre alla popolazione, il territorio verrebbe penalizzato in maniera devastante, e questo significa la fine per una serie di piccole e medie imprese agricole locali, a partire da quelle minime. Che l'odierna istanza di riattivazione dell'area presentata da Lutum
SRL è basata su un assunto erroneo di una via valida sine die, un assunto giuridico, in quanto una valutazione di impatto ambientale non può avere una validità infinita. In questo senso chiarisce la questione il Consiglio di Stato con la sentenza 3937 del 19 giugno 2020. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale non può avere una durata indefinita, poiché decorsa l'efficacia temporale che è di almeno 5 anni, il procedimento di VIA deve essere reiterato. Infatti la VIA del 2005 ha fissato la sua scadenza, in ogni caso non superiore a 3 anni, avendo richiamato l'articolo 15,3 della stessa legge regionale numero 11 del 2000. Questa legge è rimasta in vigore sino a quando è stata pubblicata la legge regionale numero 4 del 12 febbraio 2014, che ha sostituito l'articolo 12. Ne consegue che la via del 2005, essendo rilasciata la vigenza della legge regionale numero 11 del 2001, difatti è scaduta nel lontano 2008 e da allora la via non è stata più rinnovata. Tecnicamente non avrebbe potuto operare in mancanza di via. In seguito la discarica ex vergine è stata chiusa con decreto di sequestro preventivo datato 31 gennaio 2014 e quindi quando è intervenuta la legge regionale numero 4 del 12 febbraio 2014 che ha sostituito l'articolo 12. La via era già scaduta da anni e la discarica era già chiusa perché sotto sequestro per ordine della magistratura. Non solo, con la determinazione del dirigente numero 440 dell'1/4/2015 la provincia di Taranto, l'AIA è stata espressamente revocata sia per la località Palombara e sia per la Memo. Pertanto è tutto evidente che oggi non si può comunque considerare ancora valida la via del 2005, mentre così come si sta chiedendo una nuova AIA, analogamente si deve chiedere una nuova via. Del resto, il sopra citato sequestro disposto dalla magistratura è riferito a un procedimento penale per il quale il secondo troncone è ancora in corso per reati ancora più gravi rispetto a quelli contestati dal primo, come quello di disastro ambientale, e ciò impone maggiore ponderatezza nel rilascio delle autorizzazioni. Dal 31 gennaio 2014, data del decreto di sequestro preventivo, è trascorso un lasso di tempo lunghissimo, durante il quale sono stati stoccati più di 1 milione di metri cubi di rifiuti sino al sequestro. Poi il sito è rimasto sostanzialmente in abbandono per anni, sino a quando sono stati avviati i lavori, ma solo per la messa in sicurezza. È evidente che la necessità di una nuova via che consideri l'attuale stato dei luoghi e non solo e non quello relegato a un passato che non esiste più, essendo profondamente modificato l'intero segno. Del resto non è privo di pregio voler considerare che viene chiesta l'aria finalizzata alla riapertura di una discarica che ha creato così tanti problemi ambientali e di salute pubblica da far nascere ben due procedimenti penali. Orbene, nel processo penale ancora pendente si sono costituiti parte civile la Regione Puglia, la provincia di Taranto e i comuni di Zara, Fagiano e Fragagnano. Anche il comune di Taranto ha provato a costituirsi nel 2019, ma la costituzione di parte civile non è stata ammessa dal giudice
per un problema meramente formale. È del tutto evidente che la provincia di Taranto, che dovrà decidere sul rilascio dell'aria, non può non tener conto che anche parte civile in un procedimento penale avente ad oggetto lo stesso martoriato territorio, considerato che la stessa LUTU ammette che ad oggi è stata completata la maggior parte degli interventi di Mise Mitre previsti. Quindi non tutti, è evidente che per far piena luce sulla questione si dovrebbe attendere quantomeno la conclusione del processo penale e comunque il completamento almeno degli interventi, prima di assumere qualsivoglia determinazione sull'altro. Non si può decidere di aprire una discarica se i problemi ambientali presenti sino ad oggi non sono stati ancora risolti e quando persino i lavori della semplice messa in sicurezza non sono stati completati. Che la via del 2005 è stata richiesta dalla Vergine SRL sita in Calenzano, provincia di Firenze, utilizzando la direttiva IPPC3 con un'attività contraddistinta esclusivamente dal codice IPPC 5.4, tant'è che la già citata determinazione del dirigente numero 440 dell'1/4/2015 della provincia di Taranto, che ha revocato l'aria, cita solo il codice IPPC 5.4, sia per la località Mendola che per Palombara, con l'istanza di riferimento a LUTUM chiede la riattivazione di una installazione di smaltimento rifiuti non pericoloso, cioè per due codici e non solo per 5.4. Non può pertanto essere ritenuta valida una via, oltre che per tutte le motivazioni già espresse, anche perché Vergine SRL era il soggetto richiedente della via del 2005 e allora fu concessa solo per il codice IPPC 5.4. l'odierno richiedente dell'AIA è invece l'ultimo SRL che ha chiesto la riattivazione per due codici IPPC 5.3 e 5.4. è del tutto evidente che la via a suo tempo concessa era del tutto diversa anche sotto il profilo formale da quella precipua per l'aria per la quale è stato avviato il procedimento oggi. Che la riapertura della discarica, di che trattasi, aggraverebbe ulteriormente la già pesante situazione ambientale in cui versa l'intera provincia di Orte, che già subisce la presenza numerosi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti. Nell'articolo 9 della Costituzione italiana sancisce che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Il successivo articolo 32 della Repubblica salute come fondamentale rispetto all'individuo e interesse della collettività, per cui lasciare l'aria richiesta da LUTU costituisce una palese violazione del dettato costituzionale. Tanto premesso, il sottoscritto chiede al Consiglio Comunale di esprimersi su questa istanza di autorizzazione integrata ambientale ex articolo 9 del decreto legislativo 156/2006 relativa alla realizzazione di una installazione di smaltimento di rifiuti non pericolosi in IPPC 5.3 e 5.4, ubicato in località Palombara nel comune di Taranto, presentata dall'UTUM alla provincia di Taranto, iscrivendolo all'ordine del giorno, cioè a questo ordine
chiedo di emendare, di eliminare il periodo atteso, il provvedimento amministrativo di Fretta è già in fase avanzata, ma di modificare questo aspetto e riprendere con urgenza, manifestando la sua contrarietà alla riapertura della discarica e trasmettere la deliberazione adottata al Ministero dell'Ambiente, alla Commissione di Valutazione Impatto Ambientale, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente della Regione Puglia, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, al Presidente della Provincia e al Servizio Pianificazione d'Ambiente della Provincia. Grazie consigliere Rotolo. Prego consigliere Pucci. Uscito un po' con. Allora, siccome c'è una finita dalla mozione di prima e quella di adesso, cioè due punti condivisibili che sono quella dell'emergenza abitativa e quella dell'igiene pubblica. Solo che nella prima dell'igiene. Sì, stavo arrivando a dire che proprio la condivisione del problema non era condivisibile la strada e quindi abbiamo votato il contrario. In questo caso il voto contrario potrebbe essere in altro modo. Innanzitutto perché dalla lettura della mozione si rende evidente che c'è anche constatato, quindi anche non è cristallizzato la controversia, quindi ci sono già elementi che non sono stati oggettivamente definiti. Due, ci sono risvolti, e qui è un elemento di carattere oggettivo. Il carattere soggettivo è che siccome abbiamo visto ci sono anche interventi della magistratura e visto e considerato che in premessa nel primo punto il sindaco ha toccato il problema dell'università e di quanto sia rischioso il problema dei rifiuti, ritengo che per evitare un voto contrario propongo il ritiro del punto all'ordine del giorno per approfondire e per eliminare sia i dubbi di carattere oggettivo, non tanto per quelli di carattere soggettivo perché non hanno rilevanza, ma almeno per quello che ho appena detto. Chiedo alla Presidente di ritirare l'atto per approfondimento dell'argomento. Allora, consigliere Cuscito ha sollevato una questione pregiudiziale sospensiva, quindi apriamo la discussione sulla questione pregiudiziale e poi andremo a mettere in votazione. Ci sono interventi, ovviamente. Prego, consigliere Cuscito. Presidente, sente? Sente? Sì, sì, sì. Allora, votando la pregiudiziale, poi punto e non c'è la discussione, giusto? Dobbiamo mettere adesso forse una condizione sospensiva, una pregiudiziale sospensiva, quindi adesso dobbiamo aprire la discussione sulla sospensiva e mettere in votazione il ritiro. Allora, il ritiro, ha chiesto il ritiro. Il ritiro, chiedo scusa. Allora, ritengo che dopo, diciamo, innanzitutto una cosa, Presidente. Ma meglio questo? Ok. Allora, innanzitutto una cosa, Presidente. Giusto perché lo diciamo adesso che non abbiamo ancora fatto. L'articolo 64, che parla delle norme di discussione generale di ogni punto, prevede che il consigliere relatore o l'assessore relazioni sulla proposta di legge. Una volta concluso quel tipo di relazione, si aprono i 10 minuti sulla discussione. Articolo 64, punto 1. Il relatore delle proposte di relazione o altri commessi di protezione su richiesta del sindaco dello stesso sindaco l'estensione unicaricata. Relatore delle proposte effettuate dai consigli dei soli proponenti. Appunto 5, nella trattazione successiva del punto, lo stesso può far fare la prima volta per 10 minuti, okay. Quindi io adesso potrei fare per 10 minuti e poi successivi 5. E poi applicare l'intervento. Il relatore, ma io ho chiesto a parte l'assessore consiglio, ho chiesto a
consigliere Rotolo, lo so, ma è dal momento che tutti noi consiglieri abbiamo la disposizione di atti con discreto anticipo rispetto alla seduta odierna, e quindi immagino che ciascuno di noi conosce l'argomento che è stato posto dal consigliere Rotolo. Solo per questo, poi voglio dire, siamo voluti andare avanti, non c'è nessuna fretta. Il consigliere Rotolo ha indossato la proposta dalle ore 11.30 alle ore 11.57. Ho visto che molti si sono allontanati, alcuni si sono alzati, altri parlavano al telefono. Quindi considero che comunque sia, avevamo conoscenza prima della mozione presentata dal consigliere, poi abbiamo voluto leggere, abbiamo voluto permettere al consigliere di leggere, per intero, va bene, ma non vedo il motivo della polemica. Io sono molto flessibile, non ho mai, immagino, questi 7-8 mesi, un anno, tolto la parola a nessuno, anche quando si è andati oltre il limite temporale. Ho solamente suggerito di darla per letta e andare avanti con la discussione. Posso? Innanzitutto hai chiesto di darla per letta, anche perché aveva superato i 5 e qui è il problema. Uno, io ho atteso dal suo intervento e si faccia fare io. Diciamo che noi conosciamo gli atti che il consigliere Tizio Caio ha deposito all'Assise, ma chi ascolta in diretto o diciamo, può registrare non conosce la stessura dell'atto, quindi deve sapere cosa andiamo a votare o meno. Se il consigliere Rotolo ha inteso dedicare il suo prezioso tempo per fare 4 pagine di diciamo, di lavoro, credo che sia meritevole almeno dare questa soddisfazione. Poi se il consigliere Tizio, l'assessore Carlo, lo sindaco, vuole allontanarsi per mille motivi, lui di fare il suo, lo sta costringendo ad ascoltare mezz'ora, 10 minuti di relazione. Quindi no, spero che questo non succeda più sull'interferenza della lavorazione. Già ci vediamo un po', un'interferenza si fa. Oggi si presenta oggi per la discussione dovrebbe tra 40 giorni generalmente, quindi si dà il consiglio semplicemente quando ci sono atti urgenti legati ovviamente al bilancio o altri atti legati a scadenze. Quindi quando un consigliere dedica il suo tempo rispetto della cittadinanza e del consiglio stesso, facciamo lavorare per questo. Allora, io sono atteso che il consigliere Rosso nella stesura della sua mozione ha di fatto eliminato una piccola parte, giusto? Correggio se sbaglio, dicendo torniamo per il vero aspetto che poteva inefficiare questa mozione era legata alla scadenza del 15 luglio, che ormai è scaduto il termine, ok? Questa era una mozione, ma addirittura secondo me un'iniziativa dell'amministrazione comunale a guida sindaco, che si doveva esprimere prima del 15, dando un'indicazione alla provincia o addirittura delle osservazioni. Quindi era una volontà politica della persona signa non votare questo provvedimento. Quindi io voterò contrario alla proposta della maggioranza come del consigliere Cuscino e sarei favorevole a eliminare quella parte dell'ultimo capoverso della mozione dove si chiede, dove si fa presente che è scaduto il 15 luglio. Quindi togliendo quella parte e andando direttamente nella fase già avanzata, vedo manifestando la sua volontà, la sua contrarietà all'apertura delle scaglie, quindi favorevole, io voterei favorevole questa mozione. Quindi per questo motivo voterò contrario alla vostra iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Mancini, chiedo colleghi se ci sono ulteriori interventi relativamente alla questione pregiudiziale sospensiva posta dal consigliere Cuscino. Non ci sono interventi, quindi dovremo porre in votazione la questione pregiudiziale sospensiva posta dal consigliere Cuscino. Cusci torna dal gruppo Com, esprime parere favorevole. Gruppo Palagiano di Movimento, esprime voto favorevole. Cedere a Patrizia per la Guardia Comune, esprime voto favorevole.
Giampaolo Colombo per il gruppo consigliare 5-7, esprime voto favorevole. Esprimo voto contrario perché nella proposta di rinvio dell'argomento non c'è una proposta di tempi di discussione. Sapete che su questa questione noi esprimiamo una posizione politica, non possiamo fermare il treno con la paletta, possiamo soltanto esprimere la nostra opinione, la nostra posizione, se siamo favorevoli a una discarica o contro specie di questa situazione. Pertanto la proposta di rinvio troverebbe giustificazione nel momento in cui si vorrebbe approfondire meglio l'argomento, dandoci dei giorni, ma nel momento in cui non sappiamo rischiamo di discutere dopo che magari saranno state date probabilmente anche tutte le autorizzazioni perché si possa, perché i comuni probabilmente non si esprimeranno in tempo. Noi oggi siamo in tempo per esprimere la nostra opinione e dire alla provincia di Tara, Palagiano è favorevole o è contrario all'apertura della lista. Gruppo misto, voto contrario. PGL, gruppo palagianettista, Palagiano, esprime voto favorevole. Torniamo quindi in votazione la questione pregiudiziale sospensiva. Favorevoli alla pregiudiziale? A rinvio dei punti. A rinvio dei punti. Contrari? Astenuti? Consiglio comunale approva la proposta di la questione pregiudiziale sospensa la proposta della consigliera Lucida per via la trattazione del punto a ulteriore consiglio.